Allora ragazzi, faccio un video breve sul Giro d'Italia, ma è chiaro che non ho potuto vedere tutta la tappa. Ho visto gli ultimi 7 km. Dunque vince Chris Froome davanti a Simon Yates. Ragazzi, Simon Yates credo che ormai abbia, non dico vinto il Giro, ma la botta oggi sullo Zoncolan poteva prenderla, non l'ha presa, ha resistito bene e anzi ha guadagnato su altri, su quelli più che erano più vicini a lui, tra cui Tom Dumoulin. Ragazzi, Yates sta andando fortissimo, Froome ha dimostrato di essere un campione. Io questo volevo farlo notare, la differenza che c'è tra Chris Froome e Fabio Aru. Io non voglio. Allora, io ricordatevi una cosa, quando parlo di qualsiasi cosa vengo a dire sempre che tutti sono innocenti fino a prova contraria, quindi per me Froome è innocente. Poi se verrà giudicato colpevole, quindi dopato, ne parleremo dopo. Parliamo di un personaggio che per il momento è innocente. Ha dimostrato di essere un fuoriclasse rispetto a un Fabio Aru, ragazzi. Mi dispiace, ma è fuoriclasse. Cioè, allora, Froome è caduto 2 volte in questo giro. Si è tagliato fuori con le cadute. Però va sullo Zoncolan, la tappa più difficile, e va a vincere la tappa. Tu direi, e la tappa va a vincere sullo Zoncolan, cioè le grandi tappe. Cioè, va sulla grande tappa e te la porta a casa. Nibali l'anno scorso. A un certo punto non riusciva più a vincere il giro perché Dumoulin non si staccava. Però arriva e ti forma una tappa mostruosa e va a vincerla. E va a vincerla. I fuoriclasse sono questi che anche quando non riescono più a vincerla ti tirano fuori la grande prestazione. Mi ricordo un meraviglioso Ivan Basso un anno che ha avuto una gastroenterite e ha perso più di mezz'ora una tappa. Tappa ormai il Giro d'Italia è finito, è andato comunque a vincere una tappa pazzesca. Che mi sfugge dov'era, ma era una grande montagna anche quella, forse lo Stelvio. Ragazzi, il grande campione è questo. Aru continua a perdere, ma perdere con tutti, ma perdere con tutti. La verità è che Aru è un buonissimo corridore, sarebbe un ottimo gregario, ma non ha probabilmente la forza, la capacità di essere un capitano. Mi dispiace dirlo, ma è così, ma è così. È stata una delusione, perché l'anno scorso pure mi ha deluso Aru al Tour, mi aspettavo tante cose, però Froome era un motorino. Col Team Sky che lo portava su da solo. A quel punto lì io pensavo che quest'anno Aru al Giro d'Italia avrebbe potuto far bene, visto che la squadra ce l'ha. Poi alla fine vai a vedere e Aru ancora perde, perde con tutti, perde anche oggi ha faticato come un dannato e non credo che sia solo una questione fisica. Poi sai che sto ragazzo è così sfigato da avere problemi fisici in ogni giro. Cioè alla fine ha vinto una vuelta scarsa, nel senso che non è che c'erano dei chissà che cosa. E basta, però anche io ripeto sempre, Cunego ha vinto un Giro d'Italia che quando vedevi quel Giro d'Italia lì sembrava che fosse nato il nuovo Merckx e poi alla fine si è un po' perso. E Aru rischia di fare la stessa fine, si deve un po' svegliare, è vero, ha vinto il campionato italiano, però non basta. O si specializza nelle gare da un giorno, cosa che secondo me sta facendo Vincenzo Nibali, ma se vuole fare i grandi giri e puntare a vincerli deve fare altro. Dallo Zoncolan è tutto, vince dunque Chris Froome, arriva secondo Simon Yates, Aru si stacca ancora. Io vi saluto e vi do appuntamento con le prossime tappe del Giro d'Italia. Ciao!